La moglie di Antonio, Gabriela, è nei guai del cartello. Se la salviamo potrebbe dirci qualcosa che ancora non sappiamo. No, non va più, ma vamo su un cazzo questa macchina adesso. Che credo, una nave di come tutto. Ma pure lei ci danno bella infiocchettata per strada, no? Faremo prima, faremo. Ma non è vero, tagli giù di qua, guarda. La vedo un po' stabile, la vedo. Si preoccupi. Se poi non fosse... attenzione però, ma che fa? Mi investe i civili, mi investe. Civili, alberi, muretti. Serie. Scusi. Paga il governo. Ogni tanto non ci mi ricordi quel tale Ale, mi ricordi? Come parli? Perché c'è la sportiva già. No, non diciamolo troppo perché dopo mi denuncia per copyright, concorrenza. Ma è tutta una citazione quella che faccio io nei confronti di questa reale che no, stiamo da... Io lo rispetto, mi piace un sacco, sai, come anche sul canale con un altro account, ma non ditelo. No, seriamente, cioè io la reale lo seguo tutta la proprio fatta perché sennò poi veramente gli faccio pubblicità e non ne avrebbe bisogno effettivamente. Se no, che ne meriterebbe molto. Vabbè. Occhio. Ma signor. No, vabbè, ma questa no. No, vabbè, se avevamo l'unità non si è chiuso il culo. Raga, io questa non ma cazzo, ma sta da bere. Ma che sta sì, qua? Sì, ci muoviamo dietro di me. Ma sta a prega, ma se. Andiamo però, signori, no. Do cazzo andiamo qua, non c'è la macchina. No, sali. Ai tuoi ordini. Ma no, ma dai. Cioè. Ok, siamo tranquilli? No, più bene. Vadi con sportiveggianza, vi raccomando. Io chiedono il canale, io chiedo. Madonna. Non è colpa mia, è colpa sua, Ale, per favore. Non c'entro nulla io. Non dovevo dirvi niente. Ale, ti stimo tantissimo, ma tranquillo. Sono iscritto al tuo canale e pensa che solo per te è disabilitato di più. Quando ho conosciuto Antonio, era dolcissimo. Mi scriveva delle lettere. Ovviamente c'è gente. Nessuno più scrive lettere. No. Ma lui sì. No, lo prendevo in giro. Ora non mi fa più ridere. Il denaro cambia la gente. È colpa di questa vita. Ma forse non è il denaro che cambia la gente, forse è il fatto che lui spacciava coca e la tirava a un certo punto smetti di guardare forse quello è il problema. Hai un'altra possibilità. Puoi è roba che la volcano gli è spicciacata questo. Cambiare aspetto. Niente, posso io devo far chiudere il canale. Ma non sarà mai una nuova vita. Penso che sia di buon passo. Vediamo cosa dice. Estrai. Non rivedrai mai più Antonio. Mai. È diretto in una cella negli Stati Uniti fa, io dove visto. Passerà il resto della sua vita. Ma siete per signori i prossimi 70 aspetta. Anni, vedrà le stesse quattro pareti, userà lo stesso cesso e parlerà solo con se stesso fino a quando la sua mente, alla fine, cederà. La sua vita è già finita. Tu invece puoi scegliere. Se vuoi puoi andartene. Anche se sappiamo entrambe che morirai prima di attraversare la strada. Ma se io non sapessi niente? Stai attenta quando attraversi la strada. E niente, insomma, deve stare attento con la traversa della strada. Che fa? Minaccia? È una minaccia quella, cioè palesemente una minaccia. Ma no, era solo un consiglio di attraversare sulle strisce pedonali. No, era una minaccia. Livello 29.
rimasta funzione. No, non ci credo. Davvero non ci avevo qui. Ah no, ecco, mi sembrava strano. Sembrava troppo bello. Potessi stare lì sopra. Magari. Va bene, ci dirigiamo verso l'altra. Mi porti per cortesia verso la prossima missione. Antonio ha rivelato la posizione di un'enorme scorta di cocaina a Mohokoyo. Potrebbe essere quella grossa. Andate a distruggerla. Mi raccomando, autista. Ecco. Ho fatto il tempo, mi raccomando. Un bel parcheggio, proprio. Guarda, guarda anche in retro. Guarda anche in retro. Ah, pure. Sì, sì. Abbattiamo i cartelli stradali, dato che a che servo il cartello. Ci sposti, per favore, grazie. Ma mi uccide il pedone. Veramente. No, qui c'hanno dei documenti, li volete? Aspetta, io buco le gomme. Fate, li volete i dossier? Li volete i dossier? Già presi io. Li ho già presi. Perfetto, allora chi se ne frega, perché tanto non ne frega assolutamente nulla. Andiamo. Ma come no? Non è un completista lei, ma che fa? Vola? Spicciolo. Credevo fossimo in macchina, non in aereo. No, perché tanto abbiamo già visto le barche di terra, qua ci sono anche le macchine volanti. Comunque a me mi è arrivato un cactus in faccia, io la denuncio. La cattuzio al massimo. Mamma mia. Lo bannino. Qualcuno lo banni. È un po' come quando bevi l'acqua del rubinetto. Cioè, devi indossare i guanti. Stanno aspettando che passiamo, così poi ci vengono dietro. Aspetta, lo sapete perché dovete indossare i guanti quando bevete l'acqua del rubinetto? Oddio. Perché è acqua corrente. Dopo questo no, io non avevo il canale. Cioè, dopo sta battuta pessima, disiscrivetevi, mettete non mi piace, segnalatelo, perché se lo merita. Ma non è vero. Vabbè, ma che dobbiamo fare qua? Ci sono scordato. Dobbiamo distruggere... Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. No, dobbiamo ottenere l'accesso alla scorta di cocaina. Faccio fuori questo. Attenzione, una torretta. È storia. Ok. Che faccio? Elimino il generatore con l'amp? Ma non fa casino? Ma no, teoricamente no. Ma solitamente lo sarebbe visto fare casino. Lo so, ma... Perché lui si distrugge il generatore. Ma lascia stare. Il stronzo che mi stava vedendo. Un paio di metri. Ma quanto c'è? Ah, un paio di metri potrebbe scoprirti. Vabbè, comunque la strada è pericolosa. Indietro, indietro. Comunque vicino al generatore non c'è nessuno. Ditemi voi, raga. Se volete. No, 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 non lo fare, non lo fare. Okay. Perché guarda, sono sicuro che. Cioè, l'ha fatto più volte, si distrugge e dopo fa casino. Cioè loro si allertano. Solo 15. Non si sa perché, perché vabbè. Sì. Cioè non dovrebbe esplodere, no? Ma dovrebbe semplicemente. Ehi, esatto. Soldato del cartello! La ricognizione dell'area ai ribelli. Devo dar cazzo dalla strada, perché tanto col culo che c'ho io, minimo. Sì, o passa l'unità o passa lo stronzo in mano. Oppure passano tutti e due insieme. Anche? Quel tizio qui dentro la torretta. Poi che facciamo? Non facciamo passare anche il convoglio? Mai. Che c'è chi non è andato? Si è attivata l'allarme comunque. Però questa volta ho allertato io, Tana. Non mamme si clarito e decisione confermata. Orale, oh, protegga se! Giù la testa, sanno che siamo qui. Sono allertati. Ecco. C'è l'allarme. Non è vero, ha disattivato il coso. Vabbè, è colpa mia stavolta. Il loro tenente sta fuggendo. Allarme più. Infatti. Allarme down. Ma dai. No, al riparo. Il nostro VIP è saltato su un veicolo. La vedo a 2 km. Si sparano fatti loro, Un attimo fare. Guarda, aggiungiamo un po' di gente alla festa.
Nemico abbattuto. Però sono sincero, ne avevo voglia di usare un po' il PKM, Il cecchino ci prende di mira. Veniva da dentro il quartier generale. Cazzo, cazzo, cazzo! Che figata sta arma. Dov'è sto elicottero? Lo tiro giù. Elicottero schiantato. Mamma mia. Dov'è la cocaina? Arrivo. Provata? No. Occhio alla mira, non colpiamo i civili. Ma per essere qua e qua. Sarà piano di sopra. Ci avviciniamo a una scuola. Vedi anche voi quelle civili. Forse sono le stesse di quella città, Rancho Sabala. Se è una scuola, dove sono gli studenti? Dove cacchio è? Trovata, ragazzi? Cosa? La droga? È dentro... Ah, sì, è sotto. Sì, dentro questo magazzino qua dentro. Ah, ok, l'avevo visto. Wow, porca troia. È la scorta principale? Ci puoi giurare? Ora dobbiamo distruggerla. Ok. Allora, pensiamo sotto, devi andare. Fate... Vai al piano principale. Sì. Fermati. I nemici hanno sentito il girati. Un attimo, ci sparano addosso. Sono io che ti sparo. Non ti vedo più. Sono io che ti sparo. Non ti vedo più. Ti vedo a 2 km io, quindi non ti vedo più. Forse sta laggando. È parecchio perché stai a 2 km e io ti vedo di fronte, Kyle. Cioè. Ma io sono l'altra stanza. Vedo un sacco Di sono di fronte. Bel lavoro, ora leviamo le tende. Vorrei tanto vedere Nidia Flores spiegarlo a il sogno. Dopo aver perso la scorta principale, dubito sarà una conversazione piacevole. Bowman, qui Nomad, abbiamo finito. La scorta principale di cocaina di Moho Koyo è stata distrutta. Fantastico. Perdere la cocaina e anche Antonio sarà un duro colpo per il cartello. Le operazioni a Moho Koyo non si rimetteranno in moto per un bel pezzo. Ricevuto, passiamo alla prossima zona. Passo e chiudo. Perfetto. E questa zona finalmente è completata. Ok, alla prossima, ragazzi.